Ciao a tutti, sono qui per improvvisarvi, devo ancora accomodarvi bene, improvvisarvi questo video degusta box che è qua. Allora, ecco, l'altro con voi perché è veramente un video improvvisato, è domenica e non sto benissimo, sono mezza malata, perché Franza è mezza malata, sì che... Questo è il primo video che vedete in cui ho i capelli così. Eh sì, perché la tinta l'ho fatta ieri sera. Oggi è il 23 dicembre, voi lo state guardando il 24, quindi intanto vi auguro una buona vigilia, spero passiate bene questa giornata, serata, nottata, e vi auguro anche un buon Natale nel caso non mi facessi sentire, per chi crede nel Natale, in quello che è. E appunto la tinta l'ho fatta ieri sera, ho deciso all'ultimo, così ho detto vabbè, mi faccio la tinta. E è venuto questo colore, c'è ancora il rosa sotto, ma al sole sono veramente belli, quindi qui li vedete un po' crespi perché la notte dormendo da questa parte, avendoli fini, si increspano e quindi purtroppo così, ieri sera erano così belli dopo la piega. Vabbè. Allora, apriamo questa degusta box di dicembre. Sì, già vedo gli ingredienti, già vedo cosa c'è dentro gli ingredienti, vabbè, sto male, eh? Allora, prima cosa che trovo, nuova terra, lenticchie cotte al naturale, io le lenticchie, no, non mi piacciono le lenticchie, no, mi piacciono i ceci, mi piacciono i fagioli, i piselli, tutte quelle cose là, ma le lenticchie non le sopporto. Dunque, vediamo subito, 1,49 euro. Wow, pronte in 30 secondi, quindi presumo senza acqua, in microonde. Sì, vanno in microonde e queste sono le lenticchie. Ok, spero di essere giusta nell'inquadratura, anzi, adesso controllo perché... Continuiamo con questa box. Allora, questa è una marmellata di arance amare della Zueg. Non mi piacerà di sicuro perché le arance mi piacciono sì, ma le arance, il frutto così no. 2,49 euro, un solo prodotto in ogni box, quindi c'era la possibilità di avere arance amare, fichi e mirtilli neri. Ok, e vabbè, questo non me ne faccio niente io purtroppo. Eridania, sciroppo di riso. Sciroppo di riso, voi avete mai sentito lo sciroppo di riso? Da agricoltura biologica, vegano, non lo so. Lo sciroppo di riso biologico Eridania è il dolcificante naturale dal gusto delicato, ideale per dolcificare bevande o da spalmare su pane e fette biscottate. Provalo anche su yogurt, macedonie o come ingrediente per dolci. Non lo so, cioè il colore tipo il miele. Bah, diamogli una possibilità a questo. Quanto costa? 2,29 euro. Ho messo sulla maglia quella oggi, visto che non volevo mettere la sciarpa, ho messo questa che ha il collo un po' alto. E la Dolce Vita, quella che avevo preso dal sito Micolette, quella di seconda mano, ecco. Oggi l'ho messa. Insomma, ho comprato quelle cose, devo anche utilizzarle. E devo dirvi che è comoda, è un po' corta per me, ma è comoda. Tiene caldo, quindi acquisto approvatissimo. Però torniamo alla degusta box, vediamo subito un prodotto panna chef, besciamella. Questa mi torna utile perché, se ben vi ricordate, io avevo comprato la pasta per fare le lasagne e quindi mi torna utile questa besciamella già pronta. Non sarà uguale a quella fatta in casa, naturalmente, però bah, potrebbe essere un'idea. Vabbè che c'è il lattosio. La besciamella chef 2,10 euro. Ok, questa non ve la faccio vedere da vicino, tanto sapete qual è, la conoscete tutti. Poi, oh che buone, frittella Pinkies con succo di frutta senza glutine. Questi sono, boh, caramelline con aromi e coloranti naturali e con succo di frutta. Un'esperienza unica da gustare e condividere. Wow, queste quanto costano? 1 euro a unità. Ci sono due confezioni in ogni box. Quindi questa è una.
e l'altra fruttella, eccola qua sotto, frittella Animals, sempre con succo di frutta, e sono queste qui. C'è un prodotto della Veretta, salamini Veretta al tartufo. Cioè, il tartufo c'ha una puzza di gas incredibile. Io ho un olio al tartufo, non lo uso più, l'ho sigillato e risigillato perché ha una puzza, sembra di avere il gas aperto in casa, cioè no, è una cosa. Poi rimane l'odore per tanto in casa, è persistente, non mi piace. Salamini Veretta, questi costano 1,99 €. Che cosa sarà? Chupa Chups! No, guardate il packaging di questa roba qui. Chupa Chups, 1,99 €, un solo prodotto in ogni box. Allora, Chupa Chups, Bipop e Skull sono i due nuovi lollipop che uniscono alla bontà dei gusti di Chupa Chups un'esperienza unica e frizzante, quindi immagino siano frizzanti. Ok, senza glutine. E vabbè, non li apro perché... Ascoltate, devo farvi vedere qualcosa, no? Oh mamma, senti che profumino! Di cose dolci che fanno male. Ah, ecco, sono fatti così. Li sono confezionati singolarmente, guardate. Ok. Questi sono interessanti, devo dire. Poi vediamo. Barilla. No, le lasagne. No. Allora c'è anche il sugo, magari. Sì, c'è un sugo, ma non c'è il ragù. Lasagne e Barilla. Cioè, vabbè. Hanno messo la besciamella, giustamente hanno aggiunto anche questi. Però queste sono all'uovo. E sì, sapete che io con l'uovo non posso averci tanto a che fare, con il rosso dell'uovo specialmente. E queste costano 1,29 €. Sono tutti sbriciolati. Belli questi grissini. No, ma bellissimi. Cioè, sono distrutti. Distrutti. Vabbè, dell'Amorato Pane, che è un marchio buono, che è già stato inserito nelle precedenti box, 1,79 €. Questi sono i nuovi grissani Morato, croccanti fuori e dal cuore irresistibilmente friabile. Eh no, non ho mica visto che sono friabili, sono distrutti. Vabbè, con semi di lino e girasole, fonti di fibre, questa è una nuova ricetta, farina tipo 1, olio d'oliva, sale marino integrale. Perché esiste il sale integrale? Non lo sapevo. Tra un po' esisterà anche la neve integrale. La neve, tutto integrale, l'erba integrale, tutto, tutto. Gli alberi integrali? Sì, sì, tra un po'. C'è questo, ok? Questo è il sugo della Barilla. Sugo Barilla al pesto alla genovese. Con basilico fresco e parmigiano reggiano. Questo costa ben 2,26 €. Barilla costicchia, cioè vi conviene prendere quello dell'Eurospin o del Lidl. Il gusto è più o meno quello dei pesti. Il pesto è sempre tanto salato quello confezionato, quindi bisogna sempre mettere meno sale nell'acqua della pasta. E ogni tanto me lo ricordo, ogni tanto non me lo ricordo, c'è una bontà veramente mangiare così salato. Io che non metto quasi niente di sale, vabbè. Comunque c'era questo, 2,26, io credo sì, ah no, abbiamo ancora una cosa, olio di semi biologico di girasole ricco di vitamina E, olio per tutti gli usi, questo qua era già arrivato forse, di che marca è? Benvolio, 1938, no, era arrivato di un altro marchio, questo costa 3,59 €, 100% italiano. Sapete che io uso solo olio di semi di girasole, quindi questo mi torna utilissimo. E la box è decisamente vuota. Io vi ringrazio per essere stati qua con me. Se vi piace il mio canale, iscrivetevi. Sono sempre solite cose, seguitemi su Instagram, eccetera, eccetera, lasciate like. Preciso una cosa, la box, la Degusta Box, io non la compro per moda, la compro dal lontano 2015, quindi non ditemi, non scrivetemi sotto che la compro per moda perché va di moda su YouTube, perché non è così, io la prendo ormai da tanto. E cioè non è che perché una cosa la vedete ultimamente su YouTube allora è moda,
Cioè, non è che se la faccio vedere anch'io allora lo faccio per moda. No, non sono così, non sono io così. Quindi, magari sulle cose creative una volta lo facevo vedere cose che andavano di moda in quel momento, quindi perline nuove. Con questa no, non è il caso di questa box perché la compro da diversi anni. Detto questo, c'è il Degusta Blogger Contest, il solito, degusta ricetta lasagna al pesto. E sì, vi danno la ricetta. Bella questa ricetta, spiegata nei minimi dettagli. Va bene, io direi di andate per terra. Direi di salutarvi e vado al caldo di là. No, non si sta male neanche qua, però vado di là al caldo. Il sole sta tramontando, quindi devo ritirare tutta la biancheria perché sennò si inumidisce. E visto che è quasi asciutta, insomma, non è il caso, non è il caso. E poi ho un'altra lavatrice di là che sta andando. Palle, però veramente mi sono ritrovata con un casino di robe da lavare perché basta che ti dimentichi una o due volte di fare la lavatrice, è andata, cioè ti ritrovi veramente montagne di cose, anche se sia solo in due, perché comunque ci sono le cose dei gatti, eccetera, eccetera. Non mi dilungo oltre perché parlo sempre troppo. Lo so, lo so, lo so, parlo troppo, soprattutto quando sono mezza malata, inizio a straparlare. E quindi vi invito, niente, a stare sempre qua con me, a seguirmi e domani uscirà l'ultimo Vlogmas, forse. Cioè, l'ultimo Vlogmas, sì. E forse continuerò con i vlog, lo saprete solo continuando a seguirmi sul canale, perché non lo so neanch'io per il momento. Adesso devo andare un attimo anche a computer, a mettervi, a prepararvi, a programmarvi il vlog per oggi. E vi ringrazio per essere stati qua. Ancora buona vigilia e buon Natale nel caso non ci sentissimo sui social. E alla prossima. Ciao!